ti impari. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari. Oxidamba. Così ti impari. Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, ci occhio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. Oxidamba. E ci vuoi di più? Buongiorno, buongiorno, buon martedì, martedì. Seduti, seduti. Oh, bene. Benvenuti, benvenuti. Questa è la 50ª puntata di Così ti impari. Ma oh, va festeggiata questa data, 50 puntate che stiamo insieme, bellissime, spassosissime, grazie della vostra compagnia. Salutiamo i nostri sponsor, i supermercati Doc e Famila. Così ti impari una trasmissione interattiva, iperattiva. Allo 080 501 46 68 potete chiamare e farci sentire la vostra bellissima voce prenatalizia. Voglio proprio sentire il vostro priscio. Poi quando arriva gennaio ci chiamerete con la susta, fa niente, ma è il gioco, è il gioco delle parti. Poi allo 080 501 99 98 invece potete dire direttamente, parlare e mandare messaggi vocali. Oggi il tema di oggi è bellissimo, è un tema mitologico. Parleremo di Narciso, ah, che è il mito di Narciso, uno dei più belli e anche significativi. Intanto vi volevo fare l'appello, volevo far vedere le facce di tre di bastoni dei nostri carissimi frequentanti, che sono i cavalli trainanti di questa classe, e voi chiaramente ne fate parte. Abbiamo De Sandi, la nostra capoclasse, ciao, Gonnella, poi abbiamo Federico Semplice, che salutiamo, Gianluigi Maggi, Chicco, e il nostro Gentile, che adesso aspetto il solito gesto, oggi cos'è? Oggi un gesto gentile, no, non dando, va bene. Va bene, allora, questa nostra salsa fatta a modo nostro, di cultura nostrana, pugliese, lucana, salutiamo gli abitanti della Basilicata, li invitiamo a chiamare. Che cos'è quella? La matta è quella. Che cosa sta in qua? San Nicola, San Nicola, perché? No, è Santo Stefano, Gonnella, è già proiettato le vacanze di Natale. Ah, Santo Stefano, hai detto tu? Ma Gonnella, tu sei troppo avanti, Va bene, allora oggi parleremo di un sex symbol. Si può definire, che non sei tu, Gonnella, si è aggiustato il bavero della giacca. Gonnella, non sto parlando di te, anche perché Mr. Putignano è stato già eletto, quindi non puoi competere più. Parleremo di Narciso. Dio come mi amo! Io con una donna ho più coraggio. Che voce! Mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio. Lo so, questa... Mi incammino. Bravo, Gonnella. Bella questa canzone, bella. È il Narciso di Gaber. Certo. La voce di Gaber è inconfondibile. Grandissimo artista. Noi cantautori tutti, poi soprattutto io che faccio teatro canzone, è uno dei punti di riferimento irraggiungibile, sia chiaro, però quanti spettacoli ci sono anche su YouTube. Invito i giovani, andate a cercare, oltre alle canzoni, gli spettacoli di Gaber, di Proietti. Non vi fermate alle cose di oggi. Va bene. Oh. A Bari diremmo che Narciso è da considerarsi appunto Nuberfat. Potremmo dire Berfat. È bel fatto, ma è anche vacant, o meglio vuoto a perdere, giusto? Che cosa significa Bari nella vostra città? Vacant, facile, l'etimologia è facile, l'abbiamo detta anche un'altra volta, chiara derivazione latina, però ci siamo, vi volevamo chiedere al numero di telefono che vi ho detto prima e che trovate in sovraimpressione,
Esistono dei sinonimi o dei modi di dire riguardanti la bellezza e la stupidità? Perché Narciso, sì, non era stupido, ma vuoto a perdere un poco lo è stato, va bene, e lo vedrete. Non esitate a farci sapere queste chicche italo, italo-pugliesi, va, e italo-lucane anche. Narciso, andiamo alla narrazione. Narciso era figlio del dio del fiume Cefiso e della ninfa Liriope. L'indovino Tiresia, che era io ho giocato, aveva predetto che il loro figlio sarebbe vissuto fino a che non avesse visto la propria immagine. Capì? Ecco perché non si poteva, cioè non si poteva specchiare, niente specchi intorno a Narciso. La madre, mo su poverito, finché bambino, ok, ma quando poi è diventato grande, per farsi la varf, come ha fatto? È impossibile, cioè è una vita impossibile. Ecco perché ha cambiato il suo carattere ed è diventato anche insopportabile un po' Narciso. Narciso, quindi, nonostante i graffi che aveva sulla faccia, si radeva un po' alla cieca e per questo aveva preso, diciamo, i consigli da, da Tiresia. Che diventò comunque un giovane bellissimo, ma era crudele, superbo. Spingeva addirittura le ninfe, le donne che lo amavano perché si innamoravano alla follia perché era bellissimo, addirittura anche ad uccidersi, al suicidio. Molti spasimanti, infatti, di ambo i sessi si innamorarono perdutamente. Capito? Ha voglia fare voi andare a vedere su canale. Fluido. Era fluido, eh? Stu termine fluido. Ci sì, era fluido. Quindi che essere fluido, quindi anche essere fluido, e quindi il concetto di bellezza nella fluidità, però non ci sta col termine che usano le nostre nonne per dire quando una cosa gli piace a una persona, che sta tosta tosta, perché non è fluido essere tosta tosta, non significa essere fluido. E non solo, il concetto anche di trono di Canale 5 va, viene perso, perché cioè a questo punto chi sono gli spazi? Moscar. Ci sta benissimo, ci sta bene, però insomma, e quindi era avanti, un precursore dei tempi Narciso. Abbiamo una telefonata, pronto? Il fuori classe. Ciao Jackie, ciao. Ciao Jackie. Ciao, lui era Narciso, io sono fuori classe, no? Beh, certo. Non parlo da là, parlo da casa. Bravo. E allora? Vabbè, in giro ci sono un sacco di Narciso. Sì, infatti c'è un mio amico che anticamente già dal padre lo chiamavano Uberfat. Ed era molto ma molto bello. Però lui amava le donne, amava tutto quello. Ma al contrario di Narciso, che non amava nessuno. Però lui, diciamo, nessuno, Narciso, ricambiava lui... questo pseudo Narciso di tua conoscenza, comunque ricambiava, non stava. Sì, invece Narciso il vero, no, non ricambiava per niente, anzi. Erano tutti brutti, credo. Yev Tignus, si dice, sì, sì. Si diceva ad Atene vecchia, era Tignus. Cioè era uno che se la tirava, però poi c'è una spiegazione mitologica, però che dopo la vedremo più avanti. Va bene, la va bene, va bene, dopo. Va bene. Ok. Grazie. A te Jackie, grazie altrettanto, grazie, ciao, grazie. Ciao, quindi ciao. Allora, che cosa succede? Allora, intanto diciamo che Narciso ha una doppia spiegazione. Quella, diciamo, quando dice lui è un Narciso, cioè una persona che è compiaciuta, innamorata di se stessa, ed ha una derivazione chiaramente greca ma anche latino. Era in realtà quando qualcuno è anche insensibile all'amore degli altri, ad aprirsi, insomma. Ma Narciso è anche un fiore, giusto De Sando? È un fiore Narciso, da cui addirittura, che deriva dal greco narcos, giusto? Intorpidirsi. Sì, intorpidirsi. Sì. Bellissimo, bellissimo questa. Quindi gli unguenti narcotici, attenzione, questa puntata è ancora poi, gli unguenti narcotici che servono per addormentare persone oppure per la bellezza, non lo so che cosa possono servire. E il fiore è appunto, ha dei piccoli, il fiore del Narciso ha dei piccoli puntini rossi, quasi invisibili, che rappresentano, secondo la leggenda, il sangue di Narciso, che poi vedremo come va a finire, come stende i piedi, come si dice in termine proprio scientifico. Tutti i dottori della medicina legale dicono ha steso i piedi. Vabbè, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Maria Teresa. Ciao Maria Teresa. Senti, io come sinonimo utilizzerei rizzo vacanto. Bello, 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 bello. Giusto, sì, perché è vuoto, è vuoto. Perché praticamente è vuoto, perché il riccio magari da fuori è bello, però poi è vuoto. Allora, da fuori... Tutto parlo vuoto.
da fuori è bello il riccio, giustamente, perché noi sappiamo anche che è buono da mangiare, quindi uno lo vede, sì, chiaramente, però se non lo apriamo gli è brutto da vedere un riccio, e fa pure male. Beh, Maria Teresa, vabbè, però diciamo quando è vuoto, perché uno magari immagina che è saporito, invece certo, poi rimane deluso, ecco. Ma tu lo mangi così, il riccio così, oppure metti il pane? Col pane. Bravo. Col pane, poi ci sono i raffinati col cucchiaino. Vabbè, ma c'è un gelato. No, meglio col pane. Dai, meglio noi siamo, col pane. Noi siamo paresi. Se la devi fare, la devi fare. Devi fare proprio il pezzettino del pane, capito? Che lo fai a cucchiaino, hai capito? Infatti. Va bene, va bene. Ti abbraccio, ragazzi. Grazie a te, Maria Teresa. Grazie, grazie. Quindi il narcisismo, il narciso è l'adorazione di se stesso, e Narciso, che è figlio di questa ninfa, che chiese appunto all'indovino Tiresia il destino del figlio. Ma il fatto di Narciso, la domanda è che finché non conoscerà se stesso, quando conoscerà se stesso e vedrà la propria immagine, allora tagli è... A proposito di conoscere se stesso, perché questa entrata mi fa paura, mi fa paura. Teacher, sono sì, una piccola Chiara. Beh, devo dire che Narciso mi piace, mi ci ritrovo. Sì, noi belli normale fuori e perfetti dentro, siamo fatti così. Sì. Io odio l'altruismo ideologico, bleh, io adoro me stessa. E viva lo slogan, io per te, muori tu. Ma muori tu, il mio papi ha lasciato un biglietto stamane, sì, c'era scritto... Chiara, tu sei bella, sappilo. Io mi sono offesa e ho scritto: papi, ti denuncio, io non sono bella, io sono la più bella. Mamma mia, ice, povera. Ice, ice, gold, gold, gold. Brrr. Povero papà. Bye bye. Povero padre. Che poi la colpa gli è duattan di questa piccola Chiara, la colpa duattan, perché se la brette a fare i servizi, gli danno una pezza a mano o la mazza da terra a mano, vedi anche questa chiama di meno. Telefonata, pronto? Sono io, la Barletta con Furore. Ciao Chicca, come ciao, stai? Ciao, tutto bene? Benissimo. Allora, che ci dici? Allora, che vi dico? Io questo è il mito di Narciso, io l'ho studiato a scuola alle superiori. Beh. E vi ci detti che stai dicendo tu, quello c'è bello, bella parte, noi in salire quando vediamo un bel ragazzo, Mado, c'è bello fresco, Mado. Bel fetto. C'è bello fresco, Mado. Questi... quando vedo... Dimmi. No, vai, assaporo l'inglesismo barlettani. Bel fetto. C'è bello guagnon. Va bene. E poi, quando la testa vuota, quando vedo che papà va a non esce niente, ma più oltre, sì, che stupidità è proprio un'indifferenza, sì, quasi, certo, vabbè. Ok. Certo. Grazie Chicca, grazie per questi tuoi barlettanismi così grazie, preziosi. Grazie, e viva Barletta, grazie, viva Barletta, grazie, saluto sempre, un mio carissimo. Sempre. Saluto un mio carissimo amico di Barletta che si chiama Carmelo, non so se mi stia a vedere, ma mi mando un bacio da tanto tempo. Va bene. Tiresia quindi era cieco per vendere di era, perché aveva fatto, diciamo, aveva fatto delle cose apposta con Zeus, capito? Vabbè, poi faremo un'altra puntata. Quindi i selfie Narciso non se li poteva fare, perché, capito, che brutta vita non farsi selfie, capito? I video selfie non poteva apparire, e questa è una cosa bella, però, diciamo, quindi Narciso, nonostante abbia un caratteraccio, una cosa buona la teneva, non avrebbe mai fatto l'influencer. Così ti impari in me, e giù è di chiù. Pari in me, boxi da un bar. E giù è di chiù. Io credevo che soltanto l'uomo o il mare fosse lieti di ferirmi o di lasciarmi urlare. Da stanotte anche gli oggetti son felici di uccidermi dentro, di essermi nemici. Guardami ancora, bisbiglia il vecchio specchio che di rabbia si colora. Guardami ancora, la morte si innamora e poi mi rapirà. È lo specchio, perché lo specchio, questo scostumato,
non poteva, non ce l'aveva, non era in dotazione di Narciso. Ora vi dico la narrazione, come va a finire la storia. Praticamente di lui si innamora ciecamente la ninfa Eco, che siccome aveva protetto Zeus nelle sue scappatelle, era stata punita da Era, la moglie di Zeus, che non ce la faceva più a subire i tradimenti del marito, a ripetere solo le ultime lettere e ad affievolirsi sempre di più. E quindi la ninfa Eco, l'eco nel senso di Eco, quello è, non l'Eco la campagna, no, vuole specificare per gli abitanti di Bari. Narciso gridava, quindi gridava le parole, quindi quando diceva amore, ore, ore, pasta al forno, orno, orno, parmigiana, giana, giana, questa è l'Eco. Allora, per il gran dolore, Eco, siccome non era corrisposta da Narciso, che chiamandava a salutare la vita sua, si consuma fino praticamente a sentire solo la voce. Ecco perché noi quando andiamo su una montagna, nonna, 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 oh, questo. La dea Nemesi, che era la protettrice dei nemici e delle vendette, si infastidì, dice, ma Acus, riferita a Narciso, ma chi si crede di essere? Ma perché noi dobbiamo sottostare a questa sua prepotenza, indifferenza, le cristiane dosaccidro, la bella faccia so. Oh. E allora gli fece venire una sete enorme, che in antica Grecia si chiama vlasek, cioè il canare il asseccato, cioè qui la gola, l'arsura, ok. Narciso, quindi, nel tentativo di bere, giunge davanti a questo laghetto. E ora abbiamo due, e si specchiò, e si vide per la prima volta. Quindi già quello faceva, che belle mani che ho, che bei piedi. Specchiandosi vide il suo volto e si innamorò per la prima volta di se stesso. Stai proprio fregato, Narciso. Vabbè, io non lo posso fare, quindi, però Narciso forse... Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno. Dunque, Narciso, vanitoso, si potrebbe semplificare e sintetizzare con il termine gaga. Bravo. Ciao, bravo Andrea, bravo Andrea. Gaga, ugaga, facevo gaga, detto così. Ma lo dicevano solo tra Sparta e Atene, questo vocabolo, non c'è. E anche a Bari. Buongiorno professore, sono Giussi. Ciao. Beh, per descrivere queste persone, questi narcisi, no, veramente molto belli, però vuoti a perdere, quindi i classici Ritz Vacant, noi tendiamo a dire è bello ma non ball. Oppure, jebber fat, ma non zappa fa la o kub kir. Questa è una cosa che noi tendiamo a dire anche molto spesso. Bella. Soprattutto in questa era dove tendiamo tutti alla bellezza esteriore. Un abbraccio, ciao, ciao. Grazie Giussi, sì, è proprio la chiave, la bellezza del mito di Narciso, che è molto contemporaneo, praticamente è precursore dei tempi, l'apparire, però in maniera diversa, con un altro punto di vista e anche forse più profondo. Dicevo, qui quando si specchia Narciso abbiamo due finali. La mitologia ci dà due finali, quindi a voi, come quando vedete i film su Netflix che vi chiede di scegliere il finale, potete scegliere una specie di sliding doors al presente. Quindi praticamente uno è che affoga perché non sapeva nata. Dico io, tutto tu e non sai nuotare, va bene. E l'altro, a proposito di non saper nuotare, l'altro giorno ve l'ho detto il fatto del negozio di giocattoli che il bambino voleva Aquaman. Voleva Aquaman e la mamma gli ha detto non ci sta. E il bambino gli ha detto, mamma, dove sta Safquat? Ad Aquaman, Safquat, non ha cosa per fare Aquaman, vabbè. Vabbè. Davide, ciao, sono Anon, ciao. Zitto, zitto, non sento che praticamente... Ma come fa a non sentirti? Tu devi sapere che crocifisso sono nella famiglia, ero soltanto frazzo, però non sbarro neanche io, però i sacchi che dice, sì, per file per segno, sono sacchi che nella storia di mezzo occulto di tutti quanti. Sì, lo sappiamo. Tiene fra questo un fratello che si chiama Narciso. Poi c'è tutti si ecco se la son dei malano, ma tu come si la tirano, si sentiva nome di bello, ti presenta Alvaro Vitalo, Alvaro Vitalo, Vitali, non perché più brutto in mamma, ma chi è Gollum? Gollum per doppio end up scagnato e quando passa Madonna non un fit come now Madonna un chiamavano il cipollaro, poi c'è del proprio canzone spot. Dammi, questo qua sì che era bello, più che va bene. E dire come se lo tenevano al fratello proprio il crocifisso sul palmo della mano, proprio sul della palmo mano, della la mano. Mano se lo tenevano mio fratello è come Narciso, mio fratello è mitologico, mio fratello guarda, ma si visto ma vi do io l'indirizzo di un buon oculista a chi udite bel bella cosa, insomma, giustamente, che un giorno quel si specchiò, quando non c'era mai specchiato e lo sappiamo, lo stavo appena Narciso, dicendo Narciso, fratello, un specchio, madonna, questo no, qui
Inoltre al fatto che capì che era brutta, vi puse 7 anni di disgrazia. E 7 anni di disgrazia, in che cosa consiste? Che aveva 7 anni a Viv Glass o il crocifisso. Ma mamma mia, questa è proprio una pena. Non è che non aveva 7 anni, dopo 7 day, Narciso. E chi la regge a crocifisso? Una volta di crocifisso, ma c'è fino a far frotto. Facevi con per guadagnare i tuoi, tu casino, fa molto. Usi, no, quello è andato in America, sì, si è fatta la plastica facciale. Boom. E mo non lo riconosci più. E diceva bene un rifting, si ha tratto via e mi indicò, mi stava facendo la clinica, io l'attore Leonardo Di Caprio, odia fra Leonardo. Sì, Leonardo Di Caprio faceva, odia Peppino Di Caprio, non Leonardo Di Caprio. Visto dov'è? Dì, ma che credi? Prendi in giro le persone. Ma benzo, sono Amas Druk Ruk, tu prova amico di Crocifis. Ma ciao l'anno, ciao. Ciao l'anno, no, però, cioè, veramente, non so, questo fatto che indaghi così pesantemente. Comunque, vi dicevo, l'altro finale, il primo è quello che affoga praticamente la città, l'altro finale invece è che si uccide con un pugnale, e quindi perché? Distrutto dal fatto che non aveva potuto baciare il suo vero primo amore. Mamma mia, a parte la fantasia, ma proprio c'è una poetica anche del splatter ma in maniera veramente così delicata. La persona vuota si può definire pure che è alla vaniglia. Lui dà sempre dei detti veramente stratosferici che alle volte neanche io devo veramente faticare per ricordarmeli. Una volta morto Narciso, e qua concludo la narrazione, si specchia nello Stige, mentre sulla barca di Caronte si specchia nello Stige, ma cerca di specchiarsi, ma lo Stige ignora. Vedete, pensate qua, mettete il secchio che lavate il balcone, la pezza, la stringete, poi quell'acqua, quindi non si era potuto specchiare, e quindi non potendosi rivedere la sua immagine riflessa, credette che quell'altra vista nella vita fosse quella reale di un'altra persona, e rimase innamorato e fu felice del fatto che quel suo vero amore si è salvato la vita, capito? Cioè, detto così, come lo direbbe la nonna. Chi è? Buongiorno, signor Tafti. Sono Crocifissa, la signor capita di rimbetta a vostra nonna. Non sappiamo chi sei. A me, mio fratello, guai a chi mi tocca mio fratello e tutti i parenti. Vostra nonna veramente passerà un brutto guai, ma sempre i fatti miei si fa, signor Tato. Mio fratello era bellissimo. Sì. Ed è bellissimo ancora, ma non so dove si trova. È bellissimo, chiamavano Casablanca. Pertanto Casablanca, Casanova, non Casablanca. Avete presente a Peter di Indovina Chi, con gli occhiali? Un guacco, sì. Signor Bello, Tato. Bello, quello proprio che... Non camminava, si fermava le persone. A chi, che specchio? Quando mai si è rotto lo specchio? A vostra nonna si rompe lo specchio. Poi c'è gli brutto. Che manca la strega bianca a neve. Oh, e no, io lo devo dire alla prossima riunione condominiale di togliere tutti gli specchi, perché quando cammino vostra mamma si rompe. E lei si crede bella, alta, come la sabbia. Ti è brutto vostra nonna. Ehi, non si dice così. Mio fratello Narciso era bel camminare. Teneva così la figlia delle femmine dietro a casa. Io non sapevo come lo fa, che se lo volevano rapire. Re. Mio fratello. Afro. Beh, pure la moglie dell'amministratore, mo ve lo dico, non vuoi un segreto. La moglie dell'amministratore, sì. Si è innamorata di mio fratello Narciso. Ah, che è beautiful. Io riuscivo a fermare Narciso. Guarda chi me lo tocca, mio fratello maschio. Qual è il fratello mio piccolo? Bello, gli occhi, le guance, carnose. Che come i fratelli di vostra nonna, signor Dar, come si chiama quel che viene ogni tanto a lasciare la bomba del gas, che non è che ho pesce, no, della frossone. No, ecco, scusate, è politicamente corretto fino a un certo punto. Quando lui viene presa d'assalto, deve rispondere. No, io lo dirò al proprietario dello stampo. Vostra nonna deve rispettare le regole condominiali. Non si fanno pettegolezze. Ma che palazzo è? Quante volte dobbiamo dire? Beh, arrivederci, buongiorno. Ma che palazzo è? Che palazzo è? Ma belli tempi andati, mai esistiti, della mitologia greca di Narciso, che non devono né la nonna né la signora di ripeto così. Ma che palazzo è? Il Monte Olimpo in confronto a voi non è niente, bazzecoli, infatti tutti gli intrighi, tutto più. E poi lascia stare a mio zio che lava le bombe, zio Felicetto, bel guagnone, altro che Narciso. Ci vediamo domani, ciao. Così ti impari me, Oxidamba. Così ti impari, oh, Oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari me, Oxidamba. Così ti impari, oh, Oxidamba. Quante cose scopriremo insieme su tele. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così
così ti impari, su te le impari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari, su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. Questo programma è offerto